Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Guelta Leale. Eccoci qui di nuovo con Assassin's Creed Syndicate. Siamo direttamente qui per la nuova missione della sequenza 5. Approfittiamo adesso che la carrozza della signora si è impallata, quindi abbiamo creato forse noi un po' di panico nel traffico, ma questi sono dettagli da tralasciare. Almeno non ci sfugge la signora, altrimenti dobbiamo scappare dietro per tutta Londra. Poi ci facciamo anche qualche missione, come detto, dei personaggi secondari, che ce ne sono Jacob, un fottio in caro, giro. unitevi a me. A una lunga e duratura alleanza. Si E ai brinda, si nuovi brinda. motori che sono in mio possesso. Ho procurato io, non vorrei dire niente. Ma proprio tutto così, un fiato. Passiamo Bene. agli affari. Dica. Milner ora è al Tamigi a proteggere i suoi traghetti. Non ha che quello. Li proteggerà con la vita, allora. Esattamente quello che mi auguro. Uccidetelo per me. Avete bevuto parecchio champagne, vero? Il successo inebria più dell'alcol, signor Fry. Allora tenetemene un bicchiere da parte. Va bene. Allora, vediamo. Non toccare il Tamigi. Quindi dobbiamo saltare da... È una parola? Momento, ci proviamo, eh? Dobbiamo fare barca a Cosa barca. potrebbe attirare Starrick allo scoperto? Scusi, in amicizia. I suoi traghetti in fiamme, forse? Vediamo. Aspettate che qui c'è anche un venditore, magari mi ricarico, che ho utilizzato. Dov'era? Qui dietro. Serve aiuto? Sì, mi dia. Riempi tutto. Ok. Torna a trovarci. Quelli dardi allucinogeni avevamo consumato. Allora, vediamo un po' se ce la facciamo. Aspetta, venga qui. Maledizione. Non lo so se abbiamo toccato il Tamigi. Aspettate, va, dobbiamo aspettare altre bagnarole, sennò qua rimaniamo impantanati. Oppela. Non ce la fa? Cazzo. Dai, dai. Dai che ce la facciamo. Sì, dobbiamo anche cercare di non far troppi qua. Ok. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo senza appunto toccare il Tamigi, come ci ha detto. Buon uomo. Scusi, arrivo da lei, eh. Oppela. Attenzione che si scivola. L'altra barca, al volo. Grande così. Ora però tocca stare un po' E attenti adesso perché. affondiamo l'impresa di Miller. Usa le casse di dinamite dei contrabbandieri per sabotare il contrabbando e sventare l'operazione. Allora, un momento perché. Prima mi metto in modalità stealth. Ma sì, che ci frega. Bella. C'è una cosa veloce e indolore. E poi sabotiamo, Qualcuno si occhio. spera di quel tipo. Ci ha beccato, ci ha beccato. Ti apro in due. Merda. Sto D'occhio a non romperti cazzo il sta. collo. Dov'hai? Scendi, che cazzo stiamo a fare sopra e sotto? Giovane. Che cos'è? Vediamo se ce la facciamo a ammazzare sti due senza. Zitti, zitti, oppela. No, abbiamo fatto scattare la rissa. Vabbè. Tanto l'importante. Aspetta, giovanotto. Dobbiamo sabotare due carichi insieme. Questi in realtà non ci hanno visto, quindi volendo. Oppela. Ok. Allora, vediamo, i carichi sono 1, 2 e 3. Insieme non è facile. No, trasporta, incendia, tieni premuto. È una parola, come faccio due insieme?
Meno che non li metto. Tipo faccio una traccia con questi. Tra l'uno e l'altro, vediamo. Magari esplodono insieme, secondo me no. Però ci provo, eh. Questo qua. Secondo me sono ancora troppo distanti. Però, vabbè. Noi ci proviamo. Magari questo lo possiamo avvicinare un po' di più a quell'altro. Vabbè, proviamoci. Non so se può esplodere tutto insieme. Sì. Ce l'abbiamo fatto due insieme, attenzione. Ora tocca sabotare quest'altro sperando che ci sia. Ecco, no, ci stanno qua dietro, ok. Aspetta, facciamo il giro. Sabotiamo anche questo. E abbiamo fatto. Perfetto. Che cosa diavolo? Siamo buttati sull'altra barca. Aspetta. Merda. No, dove cazzo vai? Di qua. Maledizione. La barca. Qua. Scusi. Aspettate. Proviamo ad assassinare il tipo in modo stealth e sportiveggiante. Occhio. Merda. Non è vero. È tutto come ci pensi. Bella. Bella. L'importante è che non scappa il tipo. Non ho capito se sta scappando o meno. In realtà no, non credo. Non gliene frega molto. Ma questi... Non lo so, vorrei provare a fare una cosa del genere. Magari da dietro. No, eh. Qua ci voleva. O una cassa o un qualcosa per far... Sì, stai calmo, non urlare, non attirare l'attenzione, maledetto. Momento. No, ma che cazzo fai? Ma ce l'avevi là davanti. Sei andato a ammazzare quest'altro. Ma sono un ubriacone molesto. Aspetta. Voglio liberare prima. Vabbè, facciamo così, eh. Come ha fatto a passare? State zitto. In realtà ci stavano lì delle casse, però li avevamo attirati dall'altro lato. Vabbè, ci siamo. Possiamo direttamente anche assassinare lui, eh. Oppela. Va bene anche così, va bene. Ero più che certo. Il signor Starrick era furioso per i motori. Questa è la mia punizione. Mi manda parlata Wayne Starrick. Lavorano di nuovo insieme.
Non dovevo mettermi tra Starrick e Miss Hathaway. Il sangue del resto non è acqua. Che significa? Sono parenti? Attenzione. Quindi in linea teorica siamo stati ingannati anche noi. Vabbè, vediamo se... Non so se è finita la sequenza 5. Io e Pearl ci dobbiamo fare una bella chiacchierata. Sì. Dai che ce la facciamo. Barca a barca. Ok, qua. Pezzo di Tamigi qui. Esci. Intraccia la sportiveggianza. Aspetta, ce la facciamo. Bella. Un momento. Scusate. Sono solo di passaggio. Mazza se cammina sta barca. Merda. Approfittiamo. Sali di qua. Devo aspettare l'altra barchetta. Vai. Con quanta sportiveggianza ci destreggiamo. Attraverso il Tamigi. Eccoti qui. Che cosa stai tramando, Pearl? Andiamo a vedere. Ma la dobbiamo raggiungere in modo stealth, possiamo entrare abusivamente. Tanto prima o poi dovrai scendere. Fermatelo! Ma che fermatelo, zitto. È chiuso, eh? Scusi, eh. Vediamo dov'è l'ingresso. Entra, entra. Pensavo che sapesse che appartengo all'ordine e volesse uccidermi. Immagina la sorpresa quando mi ha detto il piano. Un assassino che aiuta i templari. Non è delizioso? Mi nausea. Sono affari, cugino. Pensa. Vabbè, siamo arrivati abbastanza in anticipo. Riavrai i tuoi motori. E gli omnibus motorizzati ci porteranno un mucchio di soldi. Organizzerò il trasporto dei motori per riportarli alla mia fabbrica. Ci ha fregato. Tu andrai alla stazione di Waterloo perché non voglio nessun problema. Certamente. Che il padre della comprensione ci guidi. Oggi è nelle nostre imprese future, cugina. Abbiamo capito che sono cugini e ci hanno fregato. Meglio, la signorina ci ha fregato. Noi siamo... Stazione di Waterloo. State un po' polli, però. Vabbè. Porta chiusa. Ancora? Dai una spallata. Abbiamo visi. Attenzione! No, non avete visi, dai. Pazienza. Un po' come tutte quelle di voi altri. Vabbè, esco dalla porta principale, tanto non è che ci vuole. Scusate, mi insinuo un pochino. Ok, vabbè. Possiamo andarcene. Appena. Ok. Anche questa è fatta. La sopravvivenza del migliore. E anche questa conclusa. Vediamo quanto di pelle nera ci ha dato il progetto. Adesso vediamo dove siamo. Aspetta, prima vediamo se ci sblocca qualcosa. Un po' di moneta. E vediamo sulla mappa. C'è camera con vista, sempre la quinta sequenza, oppure c'è qualcos'altro qui vicino. Sì, ci sono anche le attività degli alleati che volendo possiamo fare. Vabbè, dai, facciamoci anche un... Scusi, eh. Abbia fede. Andiamo a vedere Aberline. Occhio.
distruggo un po' tutto, giusto perché è previsto dalla sportiveggianza. E in realtà ci sono anche trofei che prevedono la distruzione di massa della città di Londra. Se tagliamo così, piano, calma. Aspetta, possiamo scendere anche qui perché ho visto un vicoletto. Scusate, mi insinuo. Vediamo a Berline che ci dice, eccoci. Wow, Freddy, lo sai che quasi non ti riconoscevo in divisa. Ti sei messo in tiro? Sì, soprattutto non sei abbastanza imbarazzante come prima. Vi ringrazio per il vostro aiuto con quegli arresti. Sono stupefatto per tutto quello che avete fatto. E buona fortuna per le vostre imprese. Ok. E vabbè, tutta sta caciara. Riusciamo da qui e vediamo se c'è qualcos'altro qui vicino. Sì, c'è quel caso, ma di solito questi delle indagini sono un po' lunghetti, quindi diciamo Marx. Ma sì, dai, quell'altro poi. Sempre sequenza 5, aspettate, vorrei vedere prima di terminare la sequenza 5 se ce n'è qualcun'altra, altrimenti no, c'è solo quella lì. Allora andiamo da Marx. Sì, perché vorrei comunque farmi un po' di ricordi di sti tipi. Ricordi comunque. Le missioni anche. Mazza, occhio, qua c'è gente, attenzione, panico, panico, panico. Scusate, vado sul marciapiede che abbiate pazienza. Attenzione. Occhio, occhio. Ecco perché hanno montato il clacson. Ora si scopre tutto. Scusi, scusi. Vediamo Marx se ci fa sabotare qualche altra fabbrica. No, non rompete i coglioni, please. Non ho tempo per risse da stare. C'è Marx che ci attende. State calmi. Ok, siamo investiamo pure Marx qua. C'è un macello. Pronti? È caduto dalla carrozza e non c'entro niente. Povero Frank Morris. Suo figlio è morto di stenti al termine di un turno da 18 ore. Ma come è morto? Frank soffre molto e accusa il governo, signora, di non avere protetto i diritti dei lavoratori. Non posso biasimarlo per la sua rabbia, ma temo che passerà il segno. Intende rubare un carico di nitroglicerina e usarlo per far saltare la sede del Parlamento. Uccidere persone e distruggere la proprietà non serve. La democrazia è la via per il socialismo. Vi prego, fermatelo prima che qualcuno ci rimetta la vita. Penso che sia diretto alla City di Londra in questo momento. Ok, attenzione, un attacco al Parlamento, esplosione del Parlamento londinese. Ci ricorda qualcosa? O no? Ricordo qualcosa. Andiamo, andiamo. Cerchiamo sta carrozza con la nitroglicerina. Scusate. Ci penso io. Che arrivi, Morris. La parola mi ha fatto un po' danni. Ruba, aspetta, cazzo. Arrivi la carrozza. Ridammi la carrozza. Porca mignotta. All'inseguimento. Oppela. Ma che piano. Cosa diavolo? Mi manda Marx, ora vi prego. Silenzio. Dite a Marx che non voglio il suo aiuto, né il vostro. Ah, evita. Anche un cane morde se lo pensavo. Dai, andiamo. Vabbè, dobbiamo farlo spaventare, presumo. Non mi piace. Ribalta una carrozza che ti insegue. È una parola, non ci insegue nessuno. Raggiungi il punto di consegna. Sto arrivando! Ah, aspetti, aspetti. Se non stiamo più attenti. Così si fa. In realtà pensavo all'inizio di dover sbattere con il carico per spaventarlo, invece no. Va bene, vediamo di non esplodere, va. Non abbiamo nessun inseguitore, quindi non facciamo cappottare nessuna carrozza.
Occhio. Attenzione, ci insinuiamo. Attenzione, è un carico abbastanza pericoloso. Abbiamo fatto noi dei danni. Mancano 500 metri, ce la possiamo fare. Dai, è così. Eccola. Aspetta. Facciamo così, no? Metti la pistola, va. Spero che il cavallo vada in modo decente. Allora, il modo per ribaltare la carrozza. Mi scusi. Sparare. Cavallo. Mi dispiace. Oppela. Rallenta ora. Ok. Ci siamo un po' allontanati. Fortunatamente il cavallo è andato con sportiveggianza lungo la strada. Non ha fatto troppi danni. Ne facciamo più noi in realtà. Questi sono, come detto, dettagli. Che cazzo. Occhio. No, a lui, al cavallo. Vabbè. Ma che è nostra? Ma andate a fanculo. Mi direi che lo devo seminare. Vabbè, che sono arrivato. A sinistra. Ehi, calma. A destra. Andiamo. Ok, quello comunque non ci frega niente. Piano piano. A destra. A destra. Aspetta, va. Scusate. Bella. A sinistra. Vabbè. A sinistra. Sì, ma non me ne può dare prima le indicazioni che qua. Occhio. A sinistra. Ok, ok. Stai calmo. Non fermarti. A destra. Moment. Piano. Curvone. A destra. Aspetta, curva pericolosa. Siamo arrivati, siamo arrivati. Con calma, lassù. Chi è quella gente? Gente che non gradisce essere derubata. Siamo bloccati qui finché non salite a eliminarli. Aspetta, fammi scendere. Toglietemi le mani di là. Aspetta, che devo difendere il tipo. Lasciate stare il tipo che è con me. Gli esplosivi stanno scappando. Non scappano, non scappano. Don't worry. Aspetta che sta a fa manovra. Merda. Ci ha fregato. Maledetto. Difendi il cazzo, difendi. Ci ha fregato gli esplosivi. Aspettate, poi torno da lui. A fio de troia. Dai. Dai così. Attenzione! Ma... aspetta! Ma no! Ma vaffanculo, guarda quello! Dai, andiamo! Guarda che figlio di... fermo! Ehi, ehi! No! Di... ma vaffanculo! Ma sei un coglione! No, vado a piedi, ragazzi, perché qua i comandi fanno come cazzo gli pare, quindi... vattene a fanculo. Torniamo indietro. Tanto è ancora in buona salute, quindi... scusate. Calma. Aspetta che t'ho ripreso il carico, eh. Piano. Vabbè che non ci dà più niente. Ecco. Aspetta, devo andare un po' più indietro. Ma che cavallo obbediente. Sì, eh. Sei. Tutto questo stava bello così. Aspetta. Sì, però perché non sali, mannaggia la puttana di Eva. A volte l'odio profondo per i comandi di questo gioco, eh.
tanto fa come cazzo gli pare. Dai, eh. Ancora. Finiti, dai. Allora, giovane, quella l'abbiamo ammazzata. No, l'ho ammazzata. Scusi, c'è qualcosa che non quadra. Perché non va? Ma l'ho ammazzata? No? C'è qualcun altro? No, l'ho uccisa. Proviamo a trasportarla, magari non lì. Non risulta? No, è successo un macello, mi sa. Niente, ragazzi, ho dovuto ricaricare la partita perché si era piantato. Vabbè, gli esplosivi stavolta li lascio stare, visto che... Andiamo tutti a difendere questo. Allora io difendo questo e mi sto qui vicino. Fanculo. Te sta morendo. Aspetta, signori, vengo anche da lei. Lascia fare. Occhio. Dai, stai solo perdendo tempo. Vaffanculo. Parliamo con l'anarchico. Scendi, scendi. Non ci spezziamo le cosce. Poco, vabbè. La nitroglicerina è andata, siete felice? Niente affatto. Sapevate dove trovare quel carro. Avrete spiato le loro consegne per settimane. Ditemi dove è diretto quel carico. Forse posso aiutarvi. Venite a Satwark appena potrete. Ok, va bene, dai. Anche questa è andata, a parte il bug della missione che mi ha costretto a rifarla. Va bene. E... non so se ci ha dato, sì. Ricordi di finale con il botto. No, vabbè, questa dobbiamo farla, ragazzi, lo so che... Dai, sta qua vicino, dobbiamo farcela finale con il botto, scusate. Tanto vale che... ci facciamo anche questa e poi ci salutiamo. Meno. Dovrebbero essere. Dovrebbe essere l'ultimo ricordo di Marx, non lo so. Proviamo. Vai. Spostano il carico, ma bisogna agire ora. C'è una carrozza dietro l'angolo. Nascondiamoci dentro, ci porteranno loro. Io entro. Voi tornate a casa. A casa? In una casa fredda e triste? A indossare guanti neri e una... lascia fare, ci penso io. Aspetta, che devo aspettare il tipo? Ah no, no, ok. Pensavo di essermi allontanato troppo dal signore che stava parlando e quindi... si erano incazzati, invece no. Questi vivranno, almeno finché non mi porteranno a destinazione. A tratto. O la smetti, oppure ti farò smettere io. Vabbò, come cazzo. Non te ne andrai così. Ma no! Non lo so, vabbè. Ma come cazzo mi facevo a nascondere se c'erano tutti i nemici lì intorno? Abbiate pazienza. Vabbè, non fa niente, l'importante è che arriviamo all'obiettivo, poi sono dettagli. Ehi, piano. Ok. Può andar bene qui? Uccidi con la nitroglicerina. È una parola. Nitroglicerina, scusate. Ah, sta sotto, cazzo.
Aia, i mortacci tua. Guarda sto figlio di puttana. Ok, mi sa che c'è una missione, stiamo facendo un po' di caos. Ma pensavo fosse lì vicino la nitro, ma vaffanculo, va. Dove sta? Giovane, fai proprio lo spiritoso. Vabbè, non fa niente neanche lui. Scusate. Sì, sì, sta... Aia. Tacci vostra. Aspetta, scendo, va. Là. Vediamo se qualcuno... Oh, qualcuno abbiamo ucciso. Solo 5 ne dobbiamo uccidere, quindi... Mi spiace, ma voi non potete proprio capire. Sarà fatta giustizia. No, non sparate! Morric! Aia. Bene. Meglio rompere queste casse prima che facciano gola a qualcun altro. Sì, ho capito, sto cercando di attirare un po' di gente qui. Ma come, non sono morti? Ma vaffanculo allora, aspetta, togliti, va. E basta con sta pistoletta, rotto il cazzo. Seguitemi, seguitemi. Vi voglio far saltare con la nitro. Aia. Merda. Vabbè, sti cazzi. Non muoiono. Bella. Facciamo così. Questi gran cazzo. Stanno lì dietro. E le altre. Scusi, eh. Vabbè che in realtà possiamo anche utilizzare direttamente così. Un po' più là, eh. Là. Ma sì che va bene uguale. Sta guarda il capello. Quelle lì sopra. Da qua non lo so se ci arrivo. Non credo però, eh. Vediamo. No, eh. Vabbè, ci arrampichiamo. Ah, anche perché stanno sul tetto. Che cazzo volevo raggiungere da qua? Ok, diciamo che l'occhio ogni tanto ci frega. Aspetta, ma allontano, sennò esplode. Un altro carico è lì, però già che ci siamo, magari questi possiamo ucciderli anche così, no? Se troviamo l'altra nitro. Qualcos'altro c'era. Aspetti. Bella. Mi sa che abbiamo finito la nitro. C'è solo quella. Forse. No, no, venga qui. Aspetta, si metta qui. Io la stordisco un po'. Aspetti, eh. Rimanga lì. Ok. Siamo un po' morti anche noi, ma va bene. Mi serve una carrozza, scusate, Rux. Posso? Dov'è Marx? È sotto. Sì, diciamo che ci è scappato un morto. Noi compresi, in realtà. Vabbè. Sono le nostre carrozze estremamente sportiveggianti. Attenzione. Scusa, eh.
Max, tutto bene? Botti con la pala. Eccovi. Il signor Morris? Capisco. Temevo che sarebbe successo. Era un bravo uomo, ma a volte il dolore ci può far perdere la ragione. Comunque grazie per aver impedito un massacro. Mica tanto. Va bene, allora. Finale con il botto. Anche questa è andata. Non so se era l'ultima missione con Marx. Probabilmente sì. No, in realtà no, ce n'è un'altra. Vabbè, dai ragazzi, noi ci vediamo allora con il prossimo episodio con Assassin's Creed Syndicate. Mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra, seguitemi anche sulla pagina Facebook, ricordate di condividere i video se potete. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Allora, un saluto a tutti da Quel Tale Ale.